single day. I'm gonna make. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi finalmente vi mostro i miei regali di compleanno. Non mi piace fare questa tipologia di video, ma visto che mi è stato fatto un pensiero davvero molto molto carino, mi fa molto piacere condividerlo con voi. Oggi siamo in sala con i miei super super assistenti perché fuori c'è un buio, una nebbia, e quindi ho deciso di farvi vedere perché qua dentro ovviamente c'è anche un autoregalo. Partirei subito dai regali che mi sono state fatte. Ovviamente i miei genitori mi hanno dato la busta, non perché non mi conoscono, non sanno che cosa farmi, ma semplicemente perché hanno il terrore di acquistarmi e regalarmi qualcosa che io poi non utilizzo, quindi la busta è sempre gradita. Sono soldi comunque ben spesi in skincare. Comunque colgo l'occasione ancora per ringraziarvi per tutti gli auguri, anche se me li avete fatti in ritardo ragazzi, non siete tenuti a saperlo quando compio gli anni, ma comunque vi ringrazio tantissimo e vi mando un grandissimo abbraccio a tutte una ad una e un grandissimo bacione, per quanto si possa dare un bacione in questo periodo, quindi ci teniamo un po' su. Direi di cominciare subito. Vi mostro il primo regalo del mio amico Alberto. Abbiamo fatto un ritrovo, io non sono una persona che ama fare feste mai fatte, però mia mamma fa una cheesecake strepitosa e quindi ogni anno al mio compleanno i miei amici vogliono mangiare quella benedetta cheesecake, quindi ci riuniamo sempre nel mio bar dove lavoro e ovviamente facciamo un aperitivo. Stavolta è stato a distanza giustamente, ma comunque ci siamo divertiti. Il mio amico Alberto mi ha regalato questo ciondolino bellissimo con all'interno il gattino con la scritta "All you need is a cat", guardate che carina, e poi dietro ovviamente c'è il gattino. Qua si potrebbero mettere altri charm con dei gatti, molto molto carino, anche se lui sa benissimo che io non ho delle preferenze sui gioielli, a me non piacciono, come vedete io non sono mai quasi agghindiata perché non li porto, ne ho un casino ma non li porto perché mi piace essere candida e pura senza gioielli e tatuaggi. Però ci ha pensato bene a metterci su un gattino perché appunto sa che io adoro i gatti, quindi lo ringrazio di cuore. La mia amica Bianca mi ha fatto un regalino da erbolario. All'interno di questa scatola bellissima, lei mi aveva chiesto che cosa volevo, io le avevo lanciato lì un prodotto e lei mi ha regalato un prodotto che io ho appena terminato, quindi mi fa molto molto piacere, e sto parlando di scrub di Natures al fior di mandorlo, perché lei sa benissimo che io amo follemente la mandorla e quindi me l'ha regalato. Sono molto contenta, tra l'altro di questo ve ne ho parlato poco fa e ve ne parlerò nei prodotti finiti, e sono veramente contenta ad avere la nuova confezione. Un prodotto veramente strepitoso, veramente buonissimo, e come potete vedere e vedrete, le mie amiche mi conoscono perché mi regalano sempre della skin care. Poi il mio amico Pietro, che manda un saluto, lui è uno dei titolari della sua profumeria di nicchia, ogni anno mi regala sempre la mini taglia dello stesso profumo, quello del Nobile. Tra l'altro è lo stesso profumo che io sto utilizzando, che è questo, ve lo faccio vedere, qua è impacchettato, qua invece è quello che ho appena cominciato. Questa è la danza delle libellule ragazze, la full size di questo profumo costa uno sproposito, ma è veramente buono, crea dipendenza. Infatti io le ho chiesto, ma è una cosa normale che un profumo crea dipendenza a sua fazione? Lui ha detto sì, questo veramente persiste. Io lo chiamo un classico profumo d'accorteggiamento, ragazze, poi dopo un po' su di me sa di brioche appena sfornata, infatti sono una briochina che vaga. Questo è nuovo, ovviamente non lo apro, però sappiate che è questo perché è uno dei miei preferiti e lui mi regala sempre questo profumino super super gradito. Sapete che io non sono fan dei profumi, però alcuni profumi mi piacciono proprio. Poi passiamo alla mia amica Barbara, che manda un grandissimo bacione, lei è la mia migliore amica, anche lei conosce benissimo i miei gusti, le mie paturnie, passioni, come vogliamo chiamare, ossessioni, e mi ha regalato una cosina dell'erbolario. Aveva il terrore perché mi ha detto te lo do subito perché ho paura che si rompa, io non capivo all'inizio, poi quando l'ho aperto è stato veramente un bel vedere. All'interno c'erano questi tre prodotti,
che io sostanzialmente non so ancora che cosa sono. Allora, questo è un Ritz Berry, secondo me è una bomba da bagno, ovviamente l'ha preso nel negozio dell'erbolario. Poi troviamo un cuoricino, Buttermy Baby Message Bar, quindi questo è un burro corpo solido, e questo è italiano, anche questa è una bomba da bagno. Secondo me questo a forma di pasticcino è un bagno schiuma, una bomba da bagno e un burro corpo solido, molto molto carino, molto molto gradito, ragazzi, non vedo l'ora. Tra l'altro profumano un casino e spero che la crema corpo solida sia come penso io, non come quella cacata di PH Bio. Poi passiamo finalmente al regalo del mio fidanzato e il mio autoregalo, quindi qua ci sono due palette, vi ho già spoilerato su Instagram, ragazze, se vi fa piacere seguitemi anche su Instagram, lo so che in tante ve lo dicono, ma lì sono più immediata, faccio delle storie ogni giorno, pubblico qualche cavolatina, ci facciamo due risate, a volte facciamo anche la diretta, vi faccio vedere lì in anteprima i prodotti che comincio ad utilizzare, così vi fate un'idea, e questi ve ne ho già mostrati, quindi per le mie amiche youtubiane vi faccio vedere quello che mi ha regalato il mio fidanzato. Ovviamente mi ha regalato la palette di Natasha Denona, sapete che io ogni compleanno mi faccio regalare una palette dal mio fidanzato, perché non che lui non mi conosca, anche qui lui mi fa tantissimi regali, ragazze, però per il compleanno mi piace che mi regali una palette. L'anno scorso mi ha regalato quella Sunrise e l'anno prima la Naked Cherry, quindi sempre delle palettine che io ho in wishlist. Stavolta mi ha preso la Bronze Palette, che io amo tantissimo come gamma cromatica, è una palette prettamente con i colori caldi, come potete vedere, anche se qua non rende, ma è veramente veramente bellissima, e non vedo l'ora di pacciugare con questa palette. Ovviamente la prossima sarà quella con i toni neutri, non so se farmela regalare per il Natale, vedremo come siamo messi con il lockdown. E poi il mio autoregalo ovviamente è stata la Pumpkin Too Faced, perché avevo un buono sconto da usufruire dai cartoncini, dai ordini precedenti. Questa quando l'ho vista ho detto no, stavolta non me la faccio scappare, perché solitamente bypasso le edizioni natalizie tipo quelle, la Gingerbread che mi piace molto, anche se l'anno scorso ho preso la casetta, ma questa era troppo troppo bella, ha una gamma cromatica pazzesca, tutti i colori che utilizzo, che amo, e quindi ragazze, chi se ne frega, l'ho presa, veramente veramente molto molto bella, guardate che colori, sono tutti colori che io adoro, e quindi ho deciso di prenderla, sa tantissimo di dolcetto, è veramente stupenda. E poi nel carrello avevo infilato anche il blush di Natasha Denona, perché relativamente, ragazze, costava una sciocchezza, e quindi ho detto vabbè, lo prendo, effettivamente ho solo due blush, quindi sono giustificata, e ho preso Natasha Denona Blue Highlighters Blush, ed è blush che io indosso, dalla cialda vi sembra molto molto più forte, ma in realtà, ragazze, è molto discreto, vi dà proprio quelle guanciotte, le ganasse, come si dice qui da me, sane, bellissimo. Come potete vedere qui sembra molto molto più sparaflesciato, molto più forte, ma poi sul viso è veramente perfetto, mi piace un casino. Non vi nascondo che è un colore che io uso poco, perché ho paura di andare in eccesso e quindi diventare tipo Heidi, ma questo devo dire che mi sta piacendo molto. Oggi i miei capelli non collaborano assolutamente, neanche a morire. E poi c'era una specie di codice sconto da applicare su ogni carrello, dove vi davano 3 mini taglie di prodotti NARS, i best seller. Avendo fatto 2 ordini separati, mi sono accaparrata 2 box con gli stessi prodotti uguali identici. Il primo è il lipstick Rouge à Lèvres nella colorazione Toledo Satin, che è un colore veramente veramente molto molto bello, è un colore nude. Poi i rossettini piccolini mi fanno impazzire, ragazzi, mi fanno impazzire. Questo è il colore, quindi i colori che io utilizzo. Ovviamente
Non è grandissimo, però avendo preso due box è come se fosse un rossetto intero. E poi all'interno c'è Highlight Pigment Eyeliner e poi c'è anche una base per gli ombretti, che fa sempre molto molto comodo. Non so come sono, adesso ci guardiamo. Bianco. E l'eyeliner è una matitina praticamente. Adesso questa la apriamo se riesco. È con questa punta molto molto strana. Utilizzeremo. E come vi ho detto, appunto, ho un doppione, perché uno se l'ha preso mio fidanzato e uno l'ho preso io. Si presenta in questa scatola, come potete vedere questa addirittura è ancora chiusa, che ha all'interno gli stessi prodotti. Eccolo qua. Quindi sono super super contenta, perché alla fine mi sono accaparrato un bel po' di prodotti. Poi ragazzi, passiamo al regalo speciale che mi ha fatto Federica. Federica è una mia follower che mi segue con tanto piacere, nel frattempo siamo diventate amiche anche nella vita privata, a cui mando un grandissimo bacione, un grandissimo saluto. Lei mi aveva già mandato un pacchetto in precedenza e mi ha detto: Kate, ti voglio mandare qualche pensierino per il compleanno. Ammazza che pensierino, ragazze, è un paccone enorme. Ovviamente si parla di skincare. Lei è stata così carina, perché sa che io i pacchi li ricevo al lavoro, quindi per portarli a casa in pullman è tutto un ridere, e mi ha messo all'interno una sportina e mi ha detto: in caso fosse troppo pesante ti lascio la sportina. Veramente troppo troppo carina. All'interno troviamo un sacco di prodotti. Partirei subito, vado a random. Mi ha regalato doccia schiuma detox di Equilibra al carbone. Questo non l'ho mai provato, un doccia schiuma fa sempre molto molto piacere. Ovviamente lei mi segue da tanto tempo, quindi mi conosce e mi ha messo all'interno tutte le cosine che mi piacciono, come per esempio il body oil di Sienne al bacche di goji. Sia la Camilla che la Federica me lo rifilano sempre, perché ovviamente a loro secondo me non piace. A me invece piace, perché mi faccio il bagno nell'olio, e quindi mi ha regalato anche questo. Poi all'interno troviamo del marchio Simple Pleasure Passion Flower Ginger Body Mist, quindi un'acqua profumata, tra l'altro ragazze, gigantesca, da 250 ml di prodotto. Questa la finirò tra 100 anni, ma sono molto contenta. Il profumino è veramente buonissimo, sa di pulito, fruttato, veramente wow. Poi all'interno troviamo due creme corpo di Perlée. Io di Perlée non ho provato quasi niente, se non uno scrub per il corpo al cocco che mi era piaciuto tanto. Lei ha deciso di regalarmi anche due creme corpo, come se non le avessi più. Mi ha regalato quello al fior d'arancio da 250 ml di prodotto, e poi mi ha regalato muschio bianco crema idratante e nutriente, sempre di Perlée, mentre questa è idratante e addolcente, tutte e due 250 ml di prodotto, quindi ci incremiamo a bomba. Poi sempre per il corpo, qua c'è il mio tatto che mi dà fastidio, mi ha regalato crema corpo nutriente per tutti i tipi di pelle di Omia Gertrude, e non ho mai provato niente di questo brand, quindi una crema corpo è un buonissimo inizio per provare qualcosa. Ciao tatto, fatti vedere. No, scappa. Andiamo avanti. Mi ha regalato un profumo ai 5 sensi, un profumo a un olio per capelli e corpo del marchio Fourtier, che io questo non lo conosco, non vedo l'ora di provarlo, ovviamente sono super super curiosa. Mi viene da ridere perché mi ha regalato la candela che io ho attualmente acceso, perché ne ho una uguale identica al gelsomino, veramente fantastica. E ragazzi, è veramente bello trovare le persone che ti conoscono a tal punto che ti ritrovi gli stessi prodotti in casa. Poi, sapendo che io soffro di cervicale, dolore articolare e sbatto ovunque, mi ha regalato il Dolfast Emulgel, quindi un prodotto antinfiammatorio, diciamo. Poi all'interno troviamo il siero concentrato schiarente di Bema, che poi mi ha regalato un sacco di cose full size, ragazzi, cioè tutta sta roba me l'ha mandata lei. Questi sono 20 ml di prodotto. Poi mi ha regalato di Avral Survia Special Eyes and Lips Antirughe, trattamento antirughe contorno occhi e contorno labbra da 30 ml.
un brand che io non conosco, ma anche questa è una full size. Poi questo so che è il suo brand del cuore, ma io non ho mai provato niente, Bjork and the Berries, marchio svedese Eco Luxury Deep Forest Face Mist, cioè addio, addio, ciaone, questa la vorrei spruzzarmi ovunque. Poi mi ha regalato una maschera per il viso, cos'è caduto? Telecomando. Una crema maschera addio fatica viso 2 in 1 di questo marchio qua che io non conosco. Olos Photocosmesi 60 ml di prodotto. Poi mi ha regalato anche l'olio di macadamia di Forsan rigenerante anti-età. Come vedete, lei sa benissimo che io adoro gli oli e quindi me ne ha messi dentro tanto. Come se non bastasse, mi ha messo all'interno della Seal Nature la crema mani all'avena bio, 75 ml di prodotto. Poi il mio amatissimo siero che avevo terminato il mese scorso, siero lifting viso collo décolleté illumina distende di Natyr, praticamente è l'unica referenza finora che amo, 30 ml di prodotto. Poi la maschera Alo Mask, maschera illuminante di Pupa, mai provata. Maschera tonificante all'argilla verde di Douglas o Douglas, come si chiama, e non è finita qui. Poi la maschera nutriente anti-age di Bema, la volta scorsa quando mi aveva mandato un pacchetto mi aveva mandato la crema nutriente, adesso anche la maschera viso. Poi di Bottega Verde, latte corpo all'avena, perché sa benissimo che snobbo Bottega Verde, quindi ha deciso di regalarmi qualche referenza. Come crema viso all'olivo, pelle nutrita e più compatta, sempre in mini taglia. Non è finita, ragazze. Poi di Comfort Zone, che è il suo marchio del cuore, mi ha regalato la Body Lotion Relax, in mini taglia. La crema rassodante nutriente vitaminica notte, sempre di Comfort Zone. Poi sempre di Comfort Zone la crema levigante rigenerante. E poi la crema nutriente sempre vitaminica, sempre di Comfort Zone. Queste sono delle travel size molto generose perché sono 15 ml. E poi di Caudalie mi ha regalato la crema Suprema di Caudalie, appunto, questa piccolina, e anche il contorno occhi che mi fa molto piacere provare magari in mini taglia. Poi mi ha regalato anche delle maschere, ragazzi, qua è matta. Allora, mi ha regalato la maschera rigenerante e la maschera nutriente di Green Ink. Poi di Comfort Zone rimedio per pelle sensibile. Poi mi ha regalato anche suppongo i patch occhi oppure il gel per il contorno occhi, sempre di Comfort Zone. Poi altri campioncini Hydra Memory Sublime Skin. Poi un altro Sublime Skin. Poi Water Soul crema solare SPF 50, sempre di Comfort Zone. E poi la maschera capelli ristrutturante all'argan di Biolis Nature, i patch di Kiko al caffè, ragazze non vi farò ovviamente la lista perché c'è troppa roba, di Bottega Verde la maschera in fibra di bambù acquattiva, poi la crema credo anti-age sempre di Comfort Zone. Abbiamo la Peppering Lip Mask di Kiko, il gommage sfogliante due dosi, non si sa di che marchio, Texture in Scrub, poi di 7-Eleven Renew You Gold Radiance Eye Mask, questi non li ho mai visti ma appunto lei li trova tutti lei.
di Perderma, maschera in tessuto al burro di karité, la maschera in tessuto alle alghe marine, di Neutrogena, che io non ho ancora provato nulla, che carina che è stata, che ha deciso di regalarmi, è la Recovery Mask, e poi di Collister, la maschera micromagnetica al collagene antirughe rassodante, che mi farà molto molto piacere di provare. Come sempre è una matta. Grazie Federica, tu sì che sai fare i regali, un paccone enorme, meno male che era solo un pensiero. Ti mando un grandissimo abbraccio, lo sai già quello che penso e quanto bene ti voglio. E niente ragazze, questi sono stati i miei regali di compleanno, i miei regaloni di compleanno. Fa sempre piacere ricevere dei pensierini, soprattutto se una persona ti pensa e ti regala le cose. Fatemi sapere se ovviamente avete già provato qualcosina. Io ho fatto questo video per stare un pochino in vostra compagnia. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao.